Mi presento prima io, ma poi ho necessità di capire chi siete voi e che cosa fate nella vostra vita. Perché ovviamente, proprio perché noi parliamo di audience, la comunicazione si tara a seconda delle persone che hai di fronte. Ovviamente io ho predisposto dei materiali per parlarvi di questo argomento, ma lo affronterò in maniera diversa a seconda delle conoscenze che avete. Ovviamente, avendo tutti conoscenze diverse, percorsi formativi diversi, riuscirete a cogliere degli aspetti che sono più vicini alle cose che vi sono familiari. Io di base sono una sociologa e per definizione dico sempre che rispetto al patrimonio culturale mi occupo principalmente di creare una relazione tra le persone e la cultura. Quindi lavoro principalmente su tutto quello che riesce a far avvicinare quante più persone possibili ai prodotti culturali a 360 gradi. Sono vicepresidente di Eccom. Molti di voi molto probabilmente avranno avuto modo di conoscere già la mia collega Cristina da Milano, e nello specifico io mi occupo di come la cultura interviene in alcuni processi di riqualificazione urbana, perché dopo il mio percorso formativo mi sono specializzata principalmente in pianificazione culturale ad architettura, seguendo un percorso di pianificazione urbana e territoriale. Quindi diciamo ho una formazione abbastanza eclettica e poi ho fatto un master per manager culturale. Oltre a questa sfera di attività seguo anche un progetto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è un concorso di idee che vuole promuovere un processo di innovazione sociale che parte dal basso e che riesce a creare delle progettualità che promuovano meccanismi di sviluppo sui territori. Le aree tematiche di questo concorso sono vastissime, cioè spaziano dalla sanità, le infrastrutture, la cultura e il sociale. Ovviamente io, per le mie caratteristiche, mi occupo di specializzazione, mi occupo principalmente di coordinare il settore cultura e sociale e sviluppo progettualità. Quindi mi piacerebbe che questo momento che stiamo creando insieme fosse visto come un'opportunità, ovviamente, di apprendere nuove conoscenze, strumenti legati nello specifico all'audience development, ma fosse anche un punto di partenza per lo sviluppo di una progettualità che si può andare a integrare con un'attività lavorativa che voi già fate e che riesca a, alzare l'asticella producendo valore sociale e culturale per il territorio nel quale interagite. Questo per molto chiaramente è l'obiettivo di queste nostre due giornate. Quindi ovviamente voi potete acquisire le informazioni in tanti modi, leggendole su un libro, e quindi imparate tutta la parte teorica che noi faremo. Non è che dico che la teoria non è importante, ma l'idea è quella di farvi vedere quante più casi è possibile di situazioni in cui ci sono variegate tipologie di pubblico che interagiscono con tantissimi settori della produzione culturale e anche del patrimonio, delle attività. Quindi non ci poniamo dei limiti, anche del paesaggio, per esempio. Mi diceva Elisa che tra di voi ci sono anche degli architetti? No. Oggi no. Ok. E quindi, partendo un po' dall'ambito che voi conoscete un pochino di più, perché è ovvio, cioè non avendo a disposizione anche strumenti per fare ricerca in questo momento, per documentarvi eccetera, dobbiamo quanto più sfruttare quello che voi già conoscete per valorizzarlo, metterlo in connessione con varie tipologie di pubblico e immaginare lo sviluppo di progettualità che vi possano permettere di arricchire il vostro percorso formativo e professionale. E detto questo, vi faccio rapidamente tre domande. Una: qual è il vostro percorso formativo? Possibilmente superando la scuola materna, dalle suore, l'elementare, arrivando al il vostro percorso formativo universitario e post-universitario. E qual è l'attività che state svolgendo in questo momento
E la terza domanda è: che cosa vi piacerebbe fare? Per me è fondamentale, cioè alcune persone dicono sì, ma come le faccio a rispondere in un minuto, no? Che cosa? Dove, cioè voi siete qui oggi perché avete scelto di seguire questo laboratorio che vi permette, dice sai, sì, così acquisisco degli strumenti, ma perché li vedo funzionali a qualcosa, no? Che fa parte del mio obiettivo. Poi è possibile invece che ci sono diversi approcci, no? Cioè questo qui è quello cosiddetta intelligenza lineare, no? So dove voglio andare, esco da casa, faccio quel tragitto, arrivo in quel punto. Io sono anche, diciamo, per il pensiero cosiddetto laterale, lo sviluppo dell'intelligenza laterale. Non è detto che alcune cose siano necessariamente programmate in maniera funzionale verso un obiettivo. Può succedere che molto spesso che incontrate nel vostro percorso tutta una serie di persone, elementi, eccetera, che possono essere disfunzionali, no? Mi viene l'esempio di questo videomaker che tu dici, vabbè, voleva raccontare il territorio e ha incontrato un macellaio che diceva, io nella mia macelleria faccio degli aperitivi in cui la gente si incontra e socializza. Allora lui ha deciso di raccontare un territorio intervistando tutte le persone che entravano in quella macelleria. Cioè, quanto di più disfunzionale, se tu vuoi raccontare il territorio, te ne vai lì in giro, incontri tutta una persona che si occupa dell'animazione territoriale, no? Per capire proprio dove sono gli elementi da valorizzare. Invece è partito da un altro processo, da un incontro casuale in un bar, diciamo. Questo sta a noi nella capacità di creare sinapsi tra la nostra conoscenza e quello che viene percepito poi all'esterno. Detto, fatta questa premessa, iniziamo con Andrea. Andrea, sei laureato in... Storia dell'arte. Sì. Mamma mia, quanto è potente. Sì, sono laureato in storia dell'arte a Roma 3 e mi sono dimenticato la seconda domanda. Che cosa fai in questo momento? Sì, dunque sto collaborando con il Museo Storico Archeologico dell'Università del Salento per un progetto di museologia perché visto il pensiero laterale pensavo che si dovesse elencare tutto. Allora no, andiamo direttamente all'obiettivo, no? Mi piacerebbe o lavorare in un museo come responsabile dei servizi educativi o come curatore. O in Italia o all'estero, non necessariamente. Questo. Ok. Elisa. Allora, io sono laureata in gestione delle attività culturali. Dov'è, Bologna? No, qui a Lecce, facoltà di economia. E attualmente faccio parte di un'associazione e ci occupiamo di un piccolo festival sull'ambiente. Come si chiama? Green Sound Festival. Come si chiama? Green Sound Festival. E niente, vorrei seguire a livello di project management dei progetti di sviluppo locale legati alla cultura. Gabriella, sono laureata in beni culturali con indirizzo archivistico librario. In questo momento faccio parte dell'associazione che riverbero. Mi sento male, forse perché c'è un po' di riverbero. Sì, prova. E in questo momento faccio parte dell'associazione 34esimo Fuso, che è una delle due associazioni che ha organizzato il laboratorio dal basso, e insieme a Chiara siamo vincitrici di un progetto regionale dei Principi Attivi 2012 con un progetto sui musei della provincia di Lecce,
che dovrebbe attuare tutta una serie di strategie, di attività, utilizzando da una parte gli strumenti del web e dall'altra quello di cui parliamo anche quest'oggi, insomma attivare tutta una serie di percorsi tra le istituzioni e il territorio con le comunità che le abitano. Maria Chiara, sono la più fuori dal coro perché io sono laureata in giurisprudenza, abilitata avvocato ma non esercito, quindi sono alla ricerca, diciamo, in questo momento. A me piace molto, siccome faccio parte di un'associazione che crea eventi culturali, dalla presentazione del libro a eventi che riguardano la promozione del territorio, mi piacerebbe continuare su questa, diciamo, in questo campo. Io sono Paola, sono laureata in Scienza della Comunicazione e poi ho una specialistica in editoria libraria multimediale. E attualmente non faccio parte di nessuna associazione o organizzazione, però mi piacerebbe poter creare qualcosa ancora da definire sotto quale forma, però soprattutto nel settore interculturale. E mi piacerebbe anche poter portare un po' alla luce anche delle, come dire, l'eredità che abbiamo noi qui nel Salento riguardo appunto certe culture, no? Penso che ci sia molta ricchezza, visto che abbiamo subito anche parecchie dominazioni, quindi mi piacerebbe lavorare comunque nel settore interculturale, sfruttando anche magari l'europrogettazione, ecco, questi aspetti qua. Ginestra. Laureata in arti e scienze dello spettacolo, master in mediazione linguistica e culturale. E mi sono sempre occupata di migranti, adesso da quest'anno non lavoro, sto collaborando con diverse associazioni, una a Lampedusa che organizza un festival e due qua che fanno tutt'altro, cicloturismo, politiche giovanili. E sto aspettando un'idea geniale, intanto mentre l'aspetto cerco di esplorare tutto quello che... Sono Chiara, faccio parte di 34esimo Fuso con Gabriella, quindi cosa stiamo facendo in questo momento già ha risposto Gabriella. Io sono laureata in beni culturali in indirizzo archeologico, ho continuato comunque per un po' di anni tutta la mia formazione, soprattutto sul versante delle geotecnologie per l'archeologia, archeologia e storia del paesaggio, e poi a un certo punto invece ho proseguito con il settore più della comunicazione del web design per i beni culturali e ultimamente sulla gestione dei servizi museali, sulla gestione aziendale dei servizi museali. E quello che voglio fare è creare una struttura, un'organizzazione imprenditoriale, una piccola cooperativa, qualcosa con persone che stimo per portare avanti questo tipo di progettualità e queste tematiche con questo, diciamo, taglio nel settore qui culturale, con una visione, diciamo, legata a uno sviluppo sostenibile anche del territorio economico, sociale, eccetera, eccetera. Sono Beatrice, sono laureata in design e ad ora mi occupo di design di grafica in un'azienda locale. E quello a cui ambisco è lavorare con il design applicato alla cultura. Cioè, credo molto nella cultura, nel territorio, e vorrei che il design fosse veicolo di questa storia. Sono Davide, mi sono specializzato in archeologia qui a Lecce, adesso sto collaborando con il sito di Antonia, la mia collega professione archeologo. Onestamente per il dopo dovrei ancora chiarirmi le idee, però stufo dell'ambiente accademico, vorrei capire come avvicinare le persone al mondo dell'archeologia, permettere loro di rivalutarla.
Antonia, sì, è specializzata anch'io in beni archeologici, ho lavorato come archeologa da cantiere per diversi anni sia a Roma che qui in Puglia, però adesso mi sono stufata e quindi vorrei trovare un'altra strada, non so ancora quale, però insomma anch'io indirizzata alla comunicazione archeologica, marketing culturale. Con un altro approccio. Sì, assolutamente. Non ho detto insomma che il settore archeologico non possa avere degli altri margini di sviluppo, cioè non è quello che noi pensiamo, ma tutti i settori non sono quelli che noi pensiamo propriamente collegati alle attività tradizionali. Da parte nostra possiamo inventarci una serie di attività che in qualche modo possano stimolare l'emersione e lo sviluppo di attività che prendano, cioè che sicuramente possono essere legate al marketing culturale, ma che ti permettano di ottimizzare quanto più possibile e valorizzare le competenze che voi avete già acquisito. Cioè tutto fa parte poi di un percorso di crescita che vi permette di canalizzare le vostre esperienze. Noi su, tra l'altro, sull'archeologico abbiamo lavorato facendo, non so se Cristina ve ne ha parlato, questo corso di formazione in carcere per i detenuti, e abbiamo creato un museo archeologico all'interno del carcere con i reperti che erano poi sotto Re Bibbia, che loro hanno prima restaurato e poi ne ho parlato. E il nostro programma insieme come obiettivi si poneva quello di parlare di accesso, partecipazione, rappresentazione e poi di andare a individuare i metodi e gli strumenti per in qualche modo fare le indagini sul pubblico, e i casi di studio per me sono trasversali in qualche modo a tutte le attività. Oggi ci concentriamo principalmente sull'accesso, la partecipazione e la rappresentazione, perché prima di andare a definire, cioè, come lo studiamo, dobbiamo capire che cosa studiamo. E come vi dicevo, se noi limitiamo lo spettro di attività rispetto alla partecipazione nei musei, alla partecipazione nei teatri, alla partecipazione, diventa molto 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 riduttivo. Quindi il nostro obiettivo è quello di prima fare una panoramica e individuare quale può essere lo spettro, no, di attività che possiamo mettere in campo, e poi di andare a vedere come questi strumenti possono anche essere degli strumenti che incentivano la fruizione, l'accesso e la partecipazione. Io vi chiederò di essere interattivi non perché non mi piace in qualche modo raccontarvi le cose in maniera diretta, ma perché, cioè, la soglia dell'attenzione dopo i 20 minuti, i principali studi dicono che viene meno, quindi va a calare. Quindi se in questi 20 minuti voi sentite sempre il tono della mia voce, per quanto io la possa variare, vi creerà poi delle difficoltà. E siccome è un percorso logico, vorrei che lo seguissimo e costruissimo insieme. Allora, con Eccomo vi faccio una piccola carrellata, ma di 5 minuti, perché alcuni casi li approfondiremo, altri un po' meno, visto che molti di voi si occupano di musei. Allora, il focus sui musei, sugli studi del pubblico, deriva dal fatto che c'è sicuramente anche una lunga tradizione che parte dai primi anni 20, e le prime sperimentazioni sugli studi dei pubblici sono fatte proprio nei musei, e sono quelli che in qualche modo hanno tentato di sviluppare poi strumenti di comunicazione che potessero raggiungere tutte le diverse tipologie di pubblico. Noi con il MIBAC abbiamo scritto un bando per favorire l'accessibilità nei musei, al quale hanno partecipato tutti i musei statali, presentando dei progetti, e ve ne presenterò un paio, magari domani direttamente. Hanno presentato dei progetti che in qualche modo facilitassero l'accesso. Poi abbiamo lavorato sul predisporre degli strumenti di comunicazione interna nei musei per facilitare l'accesso delle varie tipologie di pubblico. Un altro progetto del quale parleremo, ci sono due persone che si occupano di mediazione, e questo mi fa
molto piacere perché stiamo in questo momento lavorando su questo progetto Museum Mediator, che è un progetto europeo che coinvolge 5 paesi, con il quale cerchiamo di studiare innanzitutto quello che si è fatto sulla mediazione culturale e nello specifico museale in Italia per il nostro, quel che riguarda la nostra divisione del lavoro, e andiamo a formare una figura che si vada a integrare con le figure già preesistenti. Allora, ho sentito qualcuno che diceva vorrei occuparmi di servizi educativi. È interessante perché poi ovviamente quando fai ricerca scopri tantissime cose. In Francia, in Inghilterra, il concetto di educazione coincide con quello di mediazione. Cioè, perché l'educatore crea questo ponte tra l'oggetto culturale, un reperto, un quadro, una scultura, con diverse tipologie di pubblico. Quindi, per comunicarlo, sceglie degli strumenti di comunicazione. E come lo fa? Utilizzando quelle che sono le proprie competenze, non rendendosi conto che i livelli di accesso alla comprensione di quell'oggetto possono variare a seconda delle persone che hanno di fronte. Quindi, dando per scontato che un termine in latino sia comprensibile per tutti. Se voi avete, al di là, non ne faccio una questione linguistica, attenzione, quindi c'è un primo problema di barriera d'accesso nei nostri musei, e che le didascalie, gli strumenti di comunicazione, tutto quello che ha a che fare, che dovrebbe facilitare la visita, è prodotto principalmente in italiano e come seconda lingua in inglese. Adesso comunque dagli anni 90 in poi si sono sviluppati tutta una serie di strumenti audioguide piuttosto che pannelli tradotti almeno in 4-5 lingue, che sono però 4-5 lingue europee tendenzialmente, cioè pochissimi per esempio lavorano sulla traduzione in cinese, giapponese, russo, hindi, cioè ognuno si specializza rispetto al proprio, al di là del pubblico che ha di fronte. Per esempio questo è il caso di questo lavoro che abbiamo fatto con il Ministero sul Museo Archeologico di Firenze. La maggior parte dei visitatori del Museo Archeologico erano francesi e tedeschi. Le didascalie erano scritte in italiano e in inglese, no? O per lo più in italiano. Per i tedeschi, o anche stesso per i francesi, a volte la comprensione era difficilissima, perché poi faceva riferimento comunque a dei tecnicismi che uno può avere una conoscenza della lingua inglese, però che magari non è così approfondita che gli permette di decodificare un messaggio molto tecnico. E quindi noi lavoriamo su come si va a mediare, no? Tra appunto le opere in questo caso e le potenziali tipologie di pubblico. Perché quando pensiamo a mediazione, a che cosa pensiamo? Quando penso medio, devo mediare. Che fa da tramite per... Non ho sentito? Un accordo. Però, allora, io vi sto parlando invece che devo mediare, cioè il museo è in conflitto con le culture? Con le culture in generale, in conflitto? Deve adattarsi al loro linguaggio. Quindi, prendendo in considerazione che viene un gruppo di giapponesi nel vostro museo, come adatti il tuo linguaggio della rappresentazione di un'opera rispetto a questo gruppo di giapponesi? Non è un problema linguistico, è un problema di framework culturale. Cioè, abbiamo ovviamente un'impostazione, dei concetti che per noi sono scontati, per altri non lo sono. Per esempio, un caso molto interessante che stiamo seguendo è quello della Gamec di Bergamo. Loro hanno la giapponese di Manzù,
no? Che è questa scultura che ha le mani sui fianchi. Adesso non c'è una foto, poi ve la faccio vedere. Voi direte, che cosa c'è, no? Cioè, di così strano? È poco giapponese. Questo è il gesto più volgare che Manzù potesse, in qualche modo, legare alla rappresentazione dell'Oriente, no? Quindi, quando un gruppo di giapponesi vede quella scultura, la legge in un certo modo. Se la leggiamo noi, lei ha dimostrato una certa sensibilità perché ha detto è poco giapponese, no? Perché, cioè, tendenzialmente la presenza, no? Di solito in una stanza dei giapponesi deve essere quantomeno invasiva da un punto di vista dello sguardo, deve essere leggera, no? Cioè, deve avere tutta una serie di caratteristiche. Quindi in qualche modo va un po' a interferire con questo tipo di rappresentazione. Allora, cioè, come si fa a tradurre, no? Cioè, tu dovresti conoscere tutte le culture del mondo. O dovresti creare dei livelli di accesso che però per le che di solito le persone, anche gli esperti, hanno difficoltà a tradurre, perché tu dovresti conoscere, non so, viene in mente, c'era un'altra opera per esempio che in cui era raffigurato un mito, no? Non in tutte le culture i miti fanno parte, no? Ci sono così raccontati, decodificati, eccetera. Quindi per noi sono familiari, no? Perché in qualche modo siamo vicini anche alla cultura greca. Per altre culture il concetto di mito non esiste. Questo che cosa comporta? Cioè, che tu devi partire da molto lontano. Quindi devi partire non dando il tuo punto di vista e la tua interpretazione. E questa è la differenza tra l'educazione e la mediazione. Per questo io vi ho detto che noi creiamo il percorso insieme. Perché se io medio con voi significa mediare, mettere in comune, mettere al centro. Come rappresentazione, se io adesso metto una cosa al centro, per raggiungere questo oggetto noi ci dobbiamo avvicinare. E quindi io metto in campo le mie competenze, ma voi dovete mettere in campo le vostre, perché altrimenti questo oggetto resta al centro, è fine a se stesso. Comunque il concetto di mediazione lo approfondiamo, però mi piacerebbe che voi, uscendo da qui, poi abbiate, diciamo, in qualche modo anche gli strumenti per far coincidere quanto più possibile il concetto di educazione con quello di mediazione. Perché se io creo molti livelli di accesso, in realtà, cioè, poi posso in qualche modo sviluppare delle attività che sono propedeutiche a realizzare dei servizi educativi, ma che partono dal presupposto di mediare, non di imporre una lettura dell'opera. Cioè, molto spesso, cioè, tu quando vai, entri in un museo, ti viene imposta una lettura, un'interpretazione. Non ti viene data l'informazione che tu puoi rielaborare, no? Parto dal concetto che è quella la lettura. Quanti di voi hanno sentito dire io questo non lo capisco, no? Cioè, io l'arte contemporanea, io lo sento dire spessissimo occupandomi di contemporaneo. L'arte contemporanea io non lo capisco, non è arte, no? Cioè, la pelle d'oca quando sento. Capisco perché. Perché non c'è un grado di immediatezza. Cioè, allora, Degas è sicuramente un artista, perché io lo guardo, lo trovo bello, mi emoziona, riconosco, ma anche se la pellellata è più piena, non ha un tratto delineato, eccetera, no? Quindi già lavoriamo un po' sulle forme più astratte, no? Però ancora ha una sua linearità, che è immediatamente comprensibile. Quindi lo vedo, lo capisco, mi piace, so che cosa mi voleva raccontare. Mi voleva raccontare l'intimità del mondo della danza, lo so immediatamente appena lo vedo. L'arte contemporanea la vedo, mi pongo subito un meccanismo di difesa, che cosa avrà voluto dire l'artista? Cioè, non che cosa vedo io, ma mi pongo subito nella mente dell'altro per capire che cosa mi voleva comunicare.
Ovviamente questo, senza la presenza dell'artista, è difficilissimo, no? Se io non creo questo ponte di comunicazione tra l'opera d'arte e le persone, resterà un'opera in assenza, in cui io non riesco ad attribuirgli un significato o dei significati. Quindi noi lavoreremo un pochino anche su questo. Quindi abbiamo lavorato appunto sull'accesso nei musei del contemporaneo, sia per i giovani che per gli adulti, lavorando sui diversi, poi sull'apprendimento permanente e quindi anche sullo sviluppo di attività educative lungo tutto l'arco della vita, perché poi di solito le attività si caratterizzano o per fasce di età o per diciamo in qualche modo etnia e quindi conoscenza, competenza linguistica, no? Oppure per specializzazione, cioè io allora c'ho un gruppo di archeologi che devono fare una visita, sarà sicuramente, la imposterò sicuramente in maniera diversa rispetto ad un gruppo di persone di cui non so niente e quindi so che non posso partire dando per scontato quel tipo di conoscenza. E noi abbiamo lavorato per 4 anni con questa società del Comune di Roma che si chiama Zone Attive, per la quale abbiamo realizzato delle indagini di gradimento dei loro eventi. Queste indagini erano propedeutiche ovviamente a rimodulare la loro offerta, a capire effettivamente che tipo di percezione c'era stata da vari pubblici, che tipo di fruizione, quali erano in qualche modo le caratteristiche, da quelle sociodemografiche, quindi età, genere, specializzazione, cioè professione, percorso formativo, a quelle un po' più legate ai consumi culturali. Cioè una persona che va a vedere il festival di fotografia è una persona che, cioè, è necessariamente un fotografo? Cioè è una persona che va anche a teatro, è una persona che si occupa di archeologia, è una persona, cioè quali sono poi le correlazioni tra i vari consumi culturali e il prodotto che stai vedendo? Un altro progetto che volevo portare all'attenzione, sul quale faremo un piccolo approfondimento, noi abbiamo detto che ci occuperemo principalmente di partecipazione. Cioè noi il più delle volte, come vi dicevo, soprattutto per quel che riguarda il contemporaneo, partecipiamo alla definizione del senso. Alcune opere senza il pubblico non esistono. Cioè un quadro è lì anche senza un pubblico, ma però se non lo vede nessuno, diciamo, ci sono già delle difficoltà, no? Cioè, in qualche modo a entrare in relazione con il quadro. Ci sono delle opere, soprattutto queste più interattive, le installazioni o comunque le performance che prevedono un certo grado di coinvolgimento, che hanno diciamo dei livelli di partecipazione, devono promuovere un certo livello di partecipazione per poter esistere, quindi come condizione. Il volontariato fa parte di una di quelle attività che in qualche modo incentiva la partecipazione alle attività culturali. È una forma molto diversa dal pubblico spettatore tradizionale. Io partecipo, dono il mio tempo gratuitamente per in parte avere la possibilità di entrare in contatto con una serie di artisti, fumettisti, scienziati, a seconda della tipologia di evento per la quale faccio volontariato o di istituzione per la quale faccio volontariato, mi vedo il concerto gratuitamente, mi vedo la manifestazione gratuitamente. È una diversa modalità di fruizione, quindi di partecipazione attiva. Quindi vedremo anche quello. Allora, il concetto di pubblico, no? Come primo albore, questa è un'immagine del primo film che è stato proiettato dai fratelli Lumière nella piccola saletta di Parigi. Che cosa succedeva? Che nel momento in cui il treno man mano arrivava, la gente non era abituata all'immagine in movimento, perché fino a quel momento l'immagine era una rappresentazione statica che veniva dalla fotografia. Il pubblico, nel vedersi avvicinare il treno, si è alzato ed è scappato fuori dalla sala, no?
Cioè, questo perché? Perché erano impressionati dall'avvicinarsi dell'immagine e questo in loro produceva un senso di insicurezza, perché non sapevano fino a che punto si poteva fermare. Questo è stato il primo incontro della cinematografia con il suo pubblico. Se pensiamo ad oggi, ad una sala cinematografica, nessuno spettatore si alzerebbe per un'immagine che sembra che esca fuori dallo schermo. Perché questo? È un linguaggio che conosciamo, quindi è un linguaggio, cioè è stato un percorso, no? Che il cinema ha fatto di interazione, di creare questa relazione col suo pubblico, che ha portato a un comportamento, no? Dei consumi culturali. E quindi c'è una formazione del pubblico. Molto spesso si dice, perché molti artisti, per esempio, pensano di essere degli incompresi. Perché loro hanno realizzato questo prodotto meraviglioso, la critica lo esalta e lo riconosce come un prodotto artistico di valore e il pubblico invece non lo capisce, no? Cioè il pubblico non lo capisce. Perché questo? Perché non c'è stato un percorso formativo di apprendimento, di avvicinarsi quanto più è possibile a quel linguaggio, a quell'oggetto, ha delle forme di comunicazione. Quindi se io voglio creare innovazione, voglio creare una rottura, no? Rispetto a una modalità di comunicazione, mi devo preoccupare anche di creare gli strumenti che in qualche modo riescano ad avvicinare i pubblici a quell'oggetto del quale non hanno familiarità. Allora, i nostri pubblici sono cambiati sempre di più. Se noi pensiamo, dicevo, a come si sono evoluti, anche diciamo con l'evoluzione del 3D, se pensiamo sempre alla fruizione cinematografica, le persone hanno delle reazioni molto simili a quelle che aveva il pubblico della prima proiezione cinematografica. Perché anche qui non sono preparati, no? Non sono preparati all'immagine. Man mano ci abitueremo anche a questo e il vedere l'immagine che si avvicina sempre di più al volto o che ti tocca o di trovarti in un'ambientazione in cui nevica, in cui cadono le foglie, ti sembrerà normale. Allora, ci sono... Adesso diciamo, si sono sviluppate anche tutta una serie di produzioni artistiche legate all'interazione. Cioè sempre più, cioè prima io andavo a vedere un museo, un'opera d'arte, che era sicuramente un oggetto. Adesso io vado all'interno di un museo e vivo un'esperienza. Immagino che chi ha seguito la parte di marketing culturale abbiate lavorato un pochino sul concetto di esperienza, sul marketing esperienziale, un pochino. Perché come faccio in qualche modo a creare questa relazione, no? Cioè io lavoro sempre di più sulla personalizzazione del prodotto e di questa relazione. Cioè la relazione, noi siamo... ovviamente sollecitati e soggetti a moltissimi stimoli. Ognuno di voi si stupisce difficilmente. Cioè, quante cose a livello, per esempio, di potenza mediale, di immagine, vi stupiscono? Cioè, poche, no? Perché il caos o comunque il cosiddetto proliferare della comunicazione, dell'informazione, porta ad una sollecitazione continua, no? Siamo stimolati continuamente a vedere cose che in qualche modo possano uscire fuori da quella normalità e diventare straordinarie, no? Quindi diventare uniche. Gli artisti in tal senso stanno lavorando tantissimo, no? Di creare tutta una serie di
situazioni in cui il pubblico è il protagonista, il pubblico in questo caso della performance di Marina Abramovic è l'opera d'arte. Cioè, l'opera d'arte di Marina Abramovic in questo caso è l'esperienza che tu puoi vivere sedendoti di fronte a lei si svolge al MoMA, di fronte, provocando diverse reazioni. C'è gente che ha provato a toccarla, nessuna delle interazioni è uguale all'altra, quindi l'esperienza è personalizzata per ogni singola persona e interagisce con quello che voi volete far entrare in contatto con, in questo caso, con Marina Abramovic. Quindi voi mettete al centro qualcosa, Marina Abramovic ha messo al centro qualcosa e vi incontrate. In questo caso è molto scontato perché si toccano, no? Però molte delle persone piangevano, no? Nell'interazione con Marina Abramovic, perché lei era una maschera, cioè impassibile, e c'era una sorta di stato, un po' di limbo, no? Di uscire fuori dalla fatica quotidiana, di sedersi, no? Di fronte a una persona che ti guarda e che ti trasmette un'emozione. Se voi ci pensate, dice, ma sono tutte persone con un minimo magari di ipersensibilità, di disturbo. Cioè, hanno raccolto migliaia di foto di persone che piangono, si emozionano di fronte ad un'altra persona che le guarda in faccia. Senza dire niente, cioè questo poi, no? Cioè, allora sai, la potenza della parola, hai toccato delle corde della mia sensibilità. No, ho lavorato sul creare un'emozione, un contatto. Cioè, l'idea geniale, no? Cioè, in realtà questa è un'idea geniale, è anche un'idea molto semplice, se ci pensiamo. Noi viviamo in una società in cui, cioè, cosiddetta società, no? Bauman la definisce la società individualizzata, perché concentrata sull'individuo, nonostante poi paradossalmente siamo nella società dei social network, quindi cioè, ci dovrebbe essere il massimo grado di socialità, no? Di promozione di socialità, di comunità virtuali che non necessariamente diventano delle comunità reali. E quindi, cioè, lei ha lavorato sulla solitudine delle persone, sulla sensibilità, sulla mancanza di relazione e di contatto, no? O il fatto che Marina Abramovic stesse dedicando un'opera d'arte esclusivamente a te, a te, a te, in maniera diversa, perché ero di fronte a quella persona. Io nella mia presentazione, che poi ovviamente vi lascio, vi ho messo anche un po' di link. Magari non li vediamo tutti, però se qualcuno ha piacere, curiosità, eccetera, senza andarvi a cercare, cioè vi ho messo poi alcune cose che vanno un pochino più in profondità. Noi facciamo un po' una panoramica per capire poi i diversi livelli. Quindi, in realtà, noi perché vogliamo conoscere questo pubblico che abbiamo di fronte? Qual è il nostro obiettivo? Perché vogliamo progettare in maniera molto puntuale l'attività che andiamo a fare. Perché se noi sappiamo chi abbiamo di fronte, possiamo capire come comunicarlo. Per migliorare la qualità dell'esperienza. Allora, perché se io so qual è il livello di sensibilità di ognuno di voi, voi ovviamente vi siete avvicinati a questo settore non perché pensate di diventare milionari, perché altrimenti avreste sviluppato un supporto tecnologico, visto e considerato che viviamo, no? Diciamo che la maggior parte degli investimenti, dei fondi di investimento sono dedicati allo sviluppo tecnologico. Molto probabilmente vi siete avvicinati al settore culturale perché, come tutti quelli che tendenzialmente si occupano di cultura, sono un po' innamorati di questo settore.
e pensano che abbia un potenziale altissimo, che ha bisogno di emergere, di essere valorizzato, di essere messo in comunicazione con il numero più alto di persone. Questo, diciamo, è uno dei miei obiettivi, no? Nella vita, di mettere quante più persone possono avvicinarsi alla bellezza della cultura, perché penso che abbia un'importanza fondamentale nella vita quotidiana. Se ogni persona mangiasse veramente cultura, partendo dalla vostra provocazione, no? Tutti i giorni, sarebbe una persona con dei valori etici differenti, avrebbe uno sguardo differente, sarebbe sicuramente un innovatore, lavorerebbe sulla qualità della vita, la qualità delle relazioni, cioè, lavorerebbe su tanti aspetti, tanto che alcuni studiosi, vi racconto anche un po' di episodi, diciamo, che fanno folklore, a Vancouver hanno deciso di sconfiggere la criminalità diffondendo Bach per strada. Allora, in un centro commerciale si concentrava la maggior parte della criminalità, si svolgevano degli omicidi, venivano rapinate delle persone nel parcheggio. Il direttore di questo centro commerciale, insieme ad a un manager culturale, hanno deciso di sistemare delle casse all'esterno del centro commerciale e di diffondere musica classica. La criminalità nell'arco di un anno si è ridotta del 100%. Allora, questo è un risultato eccezionale. Le motivazioni, se noi le andiamo ad analizzare, possono essere sicuramente diverse, no? Primo, per esempio, cioè, qual è la motivazione per il quale la criminalità si riesce in qualche modo a combattere con così tanta rapidità, no? Se vogliamo. No, perché circoscritto a questa cosa. Ci sei vicina? Esatto. 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 Cioè, perché tu senti la presenza, no, di qualcun altro. Cioè, pensa quanto è semplice. Ah, sì, scusaci. Scusa. Ok, magari lo ripeto, io lo amplifico, perché anche per loro passarsi poi il microfono diventa un po' rognoso, no? Cioè, non vuole dire una cosa. E, sicuramente, cioè, la presenza del suono della musica fa pensare ad un luogo vivo, e quindi, no? Cioè, il fatto che il luogo viva H24 fa pensare che se c'è la musica viene diffusa, non è riprodotta da qualcuno, cioè è riprodotta da qualcuno che è lì a cambiare anche la musica, no? Cioè, non so, uno si immagina, cioè nel dubbio immagina che ci sia qualcuno che fa lì il sorvegliante e fa il DJ e diffonde la musica, no? Se pensate che la maggior parte della sicurezza potrebbe essere risolta con gruppi di DJ, no? Cioè, per dirvi, sembra una cosa lontana da quello che succede, no? Sicurezza, come risolvo il problema sicurezza? No? Nasce questo bisogno. Lo risolvo mettendo 10 guardie giurate che sorvegliano. No, invece non lavoriamo sulla difesa, lavoriamo sull'apertura, sulla diffusione. E quindi noi siamo qui perché pensiamo che la cultura abbia questa potenza. È successo 2-3 anni fa. È un progetto, vabbè, che va avanti, altre città hanno deciso di adottarlo, è interessante.
per esempio, sempre a Vancouver, sulla diffusione della cultura, ma sembra che sia all'avanguardia, c'è una catena di art hotel, no? Che sono praticamente questi alberghi particolarmente sensibili alla cultura e all'arte, quindi sono arredati e ospitano delle mostre e sono arredati da gruppi di designer, giovani designer, fanno dei concorsi, quindi l'albergo come luogo che ospita e vive la cultura. Loro hanno messo a disposizione due Bansky. Sapete chi è Bansky? È uno street artista famosissimo, poi tanto domani ve lo farò vedere, e che questi due quadri avevano, diciamo, dovevano, l'obiettivo era quello di rubarli, quindi di fare una caccia, diciamo, all'albero, per rubare, per provare a rubare questi due Bansky. Quindi la gente che andava lì, che a dormire lì, andava per tentando di in qualche modo portarsi a casa il Bansky, no? Cioè di portarsene a casa a meno uno. Travestiti. Questo è durato tipo 2 anni, cioè non sono riusciti a evadere i sistemi di sicurezza, non sono... Questo è un modo per attrarre nuovi pubblici. Sono persone che sicuramente erano interessate, no? Cioè io non è che faccio una caccia all'uomo per tentare di rubare un'opera d'arte, però si sono inventati un modo, no? Al di là delle forme tradizionali che noi poi vedremo, eccetera, si sono inventati un modo per attrarre nuovi pubblici, per attirare l'attenzione e la comunicazione. E poi vabbè, uno sono riusciti a rubarlo evadendo il sistema di sicurezza, travestendosi, insomma, e l'altro è stato donato ad un'asta e i fondi sono stati devoluti per la lotta alla criminalità, no? Cioè, voi non avreste immaginato, quando voi pensate devo creare dei servizi per avvicinare nuove forme di pubblico, nuove tipologie di pubblico, cioè che cosa pensate? Vediamo qual è il concetto più vicino che vi è familiare. Ognuno di voi? Sì. Ben arrivati alle due persone che sono entrate poi successivamente. Poi vi dedichiamo un minuto a testa adesso che finiamo questa parte per capire chi siete, qual è il vostro percorso formativo, eccetera. Il web? Come primo strumento di comunicazione arrivabile ad una massa il più ampia possibile. Cioè, è la prima cosa che mi viene in mente ad oggi. Cioè, quando tu parli, tu pensi ai pubblici? Io penso all'obiettivo di comunicare qualcosa ad un pubblico che ho più o meno definito, si presuppone. Ok. Quindi tu hai un pubblico potenziale che interagisce col web, con gli strumenti. Quindi stai escludendo, diciamo, quel 40-45% di persone che non usa il sì, web. Sì, infatti questa cosa è sintomatica. No? Assolutamente. Ok, poi? Beh, individuare forse... parlare direttamente, one to one, con oltre evidentemente, per cercare di recuperare quelle parte di persone, evidentemente non sarà la totalità, però cercare di entrare in contatto con, fare public relation, cioè proprio fare... Allora, specie di... disegniamo questa situazione, tu diventi direttore del museo per quale stai lavorando, questo è un augurio, difficile, no? E... tu vuoi creare questa relazione con queste persone. Che cosa fai? Prendo, cioè faccio via Taranto, le zone tutto attorno all'obelisco e vado a parlare con tutti gli enti commerciali che ci sono, illustrando un'iniziativa. Quindi tu faccio vuoi il PR. Che il quartiere venga al museo, quindi il tuo primo pubblico sì. È il quartiere. Il territorio, sì, nel quale... Nel quale operi? Ubicato il museo, sì. E quindi tu hai, fai una campagna di promozione che è il porta a porta.
Sì. Come i testimoni di Geova. La cultura porta a porta. Sì, esattamente. Cioè, può essere un'idea, può essere un'idea interessante. Qualcun altro? Se si parla di musei, coinvolgere le scuole. Mm-hmm. Quindi responsabili del museo creano degli eventi all'interno delle scuole per presentare il museo, le attività del museo. Perché il museo ha una funzione, prima di tutto, educativa. Come lo definisce ICOM, educativa. Sì. Ok, quindi voi non, in questo caso non aumentereste le persone che vengono a visitare il vostro museo? Sì, io sì, andrei a trovare tutti quei luoghi in cui ci sono tutte quelle persone, escluse le scuole, che è l'unico, diciamo, già target di cui i musei si occupano, ragione per cui spesso poi le persone in età adulta non ritornano più nel museo. Certo. E non lo so, andrei a cercare tipo le massaie nel giorno della piazza del mercato, i giovani di 30 anni li andrei a cercare dove si ritrovano i giovani di 30 anni, sicuro uscirei dal museo, andrei a vedere come vive la comunità e perché la comunità non c'è dentro il museo. Allora, già questo è rivoluzionario, rispetto alla concezione che hanno i musei, che sono dei luoghi che per il fatto di esistere debbono essere visitati, quindi partendo da questo assunto di base, cioè il museo se non è comunicato non esiste, cioè io non so nemmeno dove sta, cioè non so neanche che cosa c'è, e penso come livello di accesso in un museo archeologico che mi aspetto di trovare dei reperti. Siccome a me, diciamo, l'archeologia sì, mi può interessare, ma fino a un certo punto, lo dico come provocazione, non se la prendano gli archeologi che so che sono sensibili poi al tema, mi può interessare fino a un certo punto, quindi non vado. Come faccio a sapere quello che c'è dentro al museo? Quindi devo portarmi, cioè non soltanto parlare del mio museo, ma devo portare parti del mio museo fuori dal museo, se voglio che le persone si avvicinino quanto più possibile al mio museo. Ci sono già delle esperienze significative. Il Museo Civico di Zoologia allestisce un furgoncino con pezzi del museo che porta nelle periferie di Roma. Corviale, Torbella Monaca, per essere dei luoghi famosi in cui la cultura non esiste, in cui c'è un alto tasso di criminalità, si concentrano delle frange di disagio sociale, economico, culturale, e parti di questo museo vengono portate lì. Ci sono state, abbiamo anche di situazioni molto interessanti in cui parti di museo di opera erano portate all'interno dei centri commerciali. Dove vanno le persone il sabato pomeriggio? Cioè, le persone che frequentano il centro commerciale sono le persone che potrebbero venire anche al museo? Sì, perché dobbiamo avere il preconcetto che per il fatto di frequentare un centro commerciale o di passare il tempo in un centro commerciale non può venire o interessarsi anche al mio museo? Quindi noi innanzitutto non dobbiamo avere preconcetti, perché ci occupiamo di mettere in comunicazione un luogo che conserva, valorizza e comunica una determinata cultura, eccetera, poi a seconda, insomma, della tipologia di museo di cui stiamo parlando, rappresenta una civiltà, un'epoca, cioè un valore storico, culturale, sociale, identitario. Quindi questo luogo per metterlo in comunicazione con tutto il resto. Quindi dobbiamo immaginare quante più attività possibili per comunicare in maniera semplice e raggiungere luoghi in cui la cultura non riesce ad arrivare, in cui ci sono persone che una strategia, cioè tutto quello che avete detto si integra, non è che io scelgo un unico canale di comunicazione,
scelgo il web per le persone che da Luganda vogliono collegarsi a internet, vedere parti del mio museo e poi decidono di venirlo a vedere. Oppure quello è già un tipo di pubblico, ha fruito parte del mio museo perché gli ho messo a disposizione una serie di immagini, reperti, video, ho realizzato una sorta di visita guidata, ho realizzato una sorta di strumenti che gli permettono, anche se non sono lì fisicamente, di poter visitare il mio museo. Allora, è sempre questo dibattito sul fatto che se tu metti tutto sul web, uno non viene a vederlo. Questo non è vero, perché il pubblico, il visitatore, cerca l'esperienza. Noi creiamo esperienze, relazioni. Questo è il nostro punto di partenza. Quindi decidiamo in qualche modo di utilizzare diversi livelli di comunicazione perché vogliamo colpire più target, no? Quindi non abbiamo un target principale del nostro museo. Possiamo scegliere, diciamo, il primo target al quale ci rivolgiamo, ma ovviamente l'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le tipologie di pubblico, perché i musei sono anche dei beni comuni, sono del territorio in maniera, cioè prima di tutto sono del territorio in cui sono collocati, poi sono delle persone che in qualche modo i cittadini che vengono per fruirli, quindi anche dei turisti. Molti, per esempio, musei incentrano la loro comunicazione di un tipo di comunicazione prevalentemente incentrata sul turismo, no? E quindi sono costruiti e pensati esclusivamente per i turisti e nessun residente andrebbe mai a visitare quel museo perché per loro non esiste, non si è creato quel canale di comunicazione. Questo succede per i musei come succede per i territori. Se pensiamo a Venezia, quanti veneziani vivono oggi a Venezia? Pochissimi. Pochissimi, perché la città si è svuotata perdendo la sua identità. Cioè, quella che noi vediamo come Venezia è la Venezia che è costruita per noi. Cioè, non è la Venezia vissuta dai cittadini. È già una rappresentazione che noi abbiamo, perché è costruita per i turisti. Allora, il caffè costa 15 euro a Piazza San Marco perché tu vivi l'esperienza da turista di sederti a Piazza San Marco e poter prendere il caffè in una città che affonda 3 mm l'anno, no? E quindi, no? C'è questo tipo di esperienza che loro ti vendono. I residenti sono pochissimi, sono quelli che hanno le attività produttive e che hanno deciso comunque di rimanere a Venezia. Molti, no? Si sono trasferiti nei paesi limitrofi o in altre città perché non sentivano più che quel luogo gli apparteneva. Allora, quindi, un altro concetto che noi introduciamo è il senso di appartenenza, che poi è anche legato ai beni comuni, no? Se io sento che un luogo mi appartiene, è casa mia, al di là del luogo privato, se io penso di dovermi prendere cura di qualcosa, sicuramente, cioè perché il livello di partecipazione, coinvolgimento è altissimo, io non abbatterei mai quel luogo perché penso che è mio, non lo rovinerei mai, cioè mi prenderei cura di quel luogo. Se io pensassi che l'aiuola fuori è mia, ma non mia di proprietà, cioè è anche mia, sicuramente non spegnerei la sigaretta nell'aiuola. O comunque, no? Non rovinerei quello che già esiste. Non la innaffierei se pensassi che è mia. E questo senso di appartenenza bisogna crearlo col settore culturale. Se penso che è mio, questo però è specifico del patrimonio culturale, no? Che me lo prendo e me lo porto a casa, cioè quello è rubare, no? Cioè, perché come tuo è anche di un'altra persona e quindi lo devi lasciare in condivisione. Se io penso che è mio, penso che è un luogo del quale io mi devo prendere cura,
un luogo che io devo vivere. E quindi, se penso che sono a casa mia, ci vado a prendere il caffè, incontro un amico, ci porto delle altre persone. Quando vi vengono a trovare i vostri amici da fuori, facciamo questo esempio, dove li portate? Li fate vedere che cosa? I posti? I posti che a voi piacciono di più, con i quali sentite un legame, con i quali sentite che vi rappresentano, no? Sai, lo porto a Porto Selvaggio perché, no, c'è questa natura incontaminata, eccetera, quindi c'è un certo tipo di paesaggio e voglio che vada via con l'immagine, no, di questo luogo legata a Porto Selvaggio. Lo porto a vedere il Duomo, no? Lo porto a vedere il campanile del Duomo, perché per me è un simbolo di identità e di riconoscimento. Molti luoghi presenti nella città, nelle nostre città, che sono dei luoghi straordinari, bellissimi, non sono dei luoghi simbolo. Cioè, se voi pensate a tutti i simboli, ai luoghi simbolo di tutto il mondo. Parigi, se io dico Parigi, voi che pensate? Tour Eiffel, o al massimo al Louvre, al massimo all'Arco di Trionfo, cioè, no? Se io dico Londra, che cosa pensate? Big Ben. Poi, se io dico, cioè, tutti, se io dico Roma, che cosa pensate? Forse. No? Allora, perché se io dico, allora se voi chiedete a me qual è il monumento che secondo te rappresenta Roma, la mia risposta non è il Colosseo, no. Perché dipende, vabbè che io mi occupo di queste cose quindi sono abituata a pensarci, a ragionarci eccetera, però anche voi vi occupate, avete familiarità col settore culturale, no? Io dico che per me il monumento che mi fa sentire a casa a Roma, quando lo vedo entrando col treno o passandoci, è il gasometro. Allora, il gasometro è una struttura ex industriale, che sono dei tubi sottili, circolari, altissimi, che si vedono da buona parte, insomma, del quartiere, Ostiense, eccetera. E quindi per me ha un valore perché rappresenta il passaggio da un'epoca a un'altra, no? Cioè di una cosa che prima aveva una funzione d'uso e poi non ce l'ha, perché io mi occupo appunto di luoghi che vengono abbandonati e poi vengono riutilizzati, ai quali bisogna dare una nuova identità, una nuova funzione d'uso, una nuova interazione col quartiere e con le persone. Quindi per me, che è stata una delle prime cose sulle quali ho lavorato, no? Allora c'è anche un legame affettivo, formativo, di percorso che fatto, ha quel significato per me. Però a ognuno di voi, quando ho chiesto di rappresentare una città, nessuno ha detto una cosa che ha un valore per voi. Cioè mi avete detto il simbolo della città. Quel simbolo è costruito, cioè non è il monumento più importante all'interno di una città, è il monumento più spettacolarizzato, più riconosciuto, più comunicato, più rappresentativo per esempio, molti di quelli che mi avete citato, per esempio, se ci pensate, sono tutti dei monumenti molto alti. Perché? Perché quindi li vedete da diversi punti delle città, perché sono spettacolarizzati, quindi hanno un significato perché sono stati rappresentati visivamente in un certo modo, e non perché lo siano veramente. Cioè se tu chiedi a ogni persona, cioè se tu chiedi a un parigino qual è il suo monumento simbolo, non ti dirà immediatamente la Tour Eiffel, se la maggior parte, eccetera, però ci sarà una frangia di cittadini che si riconoscono in altri monumenti, perché sono monumenti con i quali hanno stabilito una relazione.
Invece noi da turisti abbiamo stabilito una relazione con quello che ci è stato rappresentato. Ogni luogo che voi volete valorizzare, ogni prodotto culturale può diventare un simbolo. Dipende soltanto da come lo comunicate, da quante persone riuscite a raggiungere con la vostra comunicazione, quante persone riuscite a colpire. Questa è la differenza. Quindi comunicazione, strategia di marketing, voi tarate la strategia di marketing a seconda poi delle persone che avete anche di fronte, no? Cioè, se io ho di fronte dei bambini, la mia strategia di marketing punterà sicuramente ad un approccio più ludico. Se io avessi avuto di fronte tutti i giuristi, molto probabilmente io oggi avrei parlato degli aspetti di tutela, più di tutela, di diritto all'accesso, di diritto alla partecipazione, di proprietà intellettuale, cioè avrei spuntato l'attenzione su altri aspetti di questo tipo, no, di argomento. Intervengono quindi dei processi di scelta. Perché io devo andare a visitare quel luogo anziché un altro? Perché? Se io devo vedere soltanto un monumento, dico, ah vabbè, posso scegliere tra il complesso Sant'Anna e il Duomo. Scelgo il complesso Sant'Anna. Anche se il Duomo, no, è il luogo simbolo della città. Cioè, che cosa condiziona la mia scelta? Quindi io voglio andare a vedere un luogo diverso da quello tradizionale. Questa può essere una motivazione, oppure l'aspettativa che io nutro in un posto rispetto a un altro. Quindi l'aspettativa che è stata creata. E che qualcuno riesce anche in un certo senso a creare o comunque a cambiare. Allora ti rispondo. L'aspettativa non è sempre un sentimento positivo, cioè una strategia positiva da mettere in campo. Può essere un'arma a doppio taglio. Perché, per esempio, se voi pensate ai trailer dei film, sono alcuni film che concentrano nei 5 minuti tutto quello che di meraviglioso ci poteva essere, no? Dell'esperienza. Quindi che cosa succede? Che hai esaurito, no? Cioè, quindi se io in 5 minuti vedo tutte cose straordinarie, dico, ah, quando io andrò a vedere questo film, mi aspetto di vedere tutto il film a questo livello. Cioè, no? Quindi non sono le cose che ho selezionato. Quindi devo creare non aspettativa, ma curiosità. Se io creo delle aspettative che poi vengono tradite, questo sicuramente influenzerà la percezione che ho del luogo e l'impatto e il gradimento che un pubblico ha di quel determinato luogo. Quindi devo creare curiosità, meccanismo di relazione, la curiosità, lo stimolo. Ovviamente io scelgo quel luogo perché sono un'appassionata di barocco e mi hanno detto che lì ci sono, si concentrano, ho letto una serie di opere che potrebbero rispondere a questo mio fabbisogno di conoscenza. Quindi dipende da me, dalla mia conoscenza, dal mio background culturale, dalla mia disponibilità di tempo, dalla mia disponibilità a pagare, dalla mia disponibilità, cioè dipende da un insieme di variabili culturali, sociali, economiche. Non dipende soltanto dalla curiosità che tu, se in quel luogo, per entrare in quel luogo io devo pagare 15 euro. Questo sicuramente condiziona la mia scelta. Perché avevo un budget a disposizione giornaliero, perché non è tra le mie priorità, quindi metto una barriera d'ingresso economica.
Poi scopro che tutto scritto in cirillico, non da fuori. La scritta è scritta in una lingua per me incomprensibile. Seconda barriera, quindi ho paura di entrare, quindi culturale. Non conosco quella lingua, sono uno straniero, ho paura di entrare perché non capisco che cosa mi vogliono comunicare. Se passo per il codice linguistico. Quindi, prima, seconda, fisica neanche lo affronto, insomma, perché comunque richiede poi dei livelli di complessità diversa, no? Cioè, quindi non c'è la rampa per salire, è faticoso, è tutta una gradinata, no? Cioè, la salita sulle torri, per esempio, alcune persone non la fanno perché ci sono indicazioni che è molto faticoso, sono troppo strette, sono troppo, quindi crea una barriera architettonica. Tu, se vuoi vivere quell'esperienza, devi superare questa barriera. Soffro di claustrofobia e non voglio entrare nel torrino stretto in cui mi trovo di fronte 50 persone e non riesco a salire né andare avanti e indietro. Quindi non ho trasmesso un senso di sicurezza, non ho favorito l'accesso in questo caso. Poi ovviamente ci sono delle preferenze, no? Cioè, le preferenze, se io devo scegliere, ho a disposizione 24 ore e c'è una cosa che mi interessa di più, una mostra che mi interessa di più, uno spettacolo che mi interessa di più vedere, sceglierò sicuramente, farò un primo giro veloce per avere una percezione della città, ma poi sceglierò di andare a vedere una rappresentazione, uno spettacolo teatrale di quello che mi interessa, no? Questo, diciamo, è un quindi a seconda del tempo che ho a disposizione, a seconda delle mie preferenze, scelgo di vedere una cosa o di non vederla. Poi, ovviamente, perché facciamo queste indagini sul pubblico? Quindi per sapere chi abbiamo di fronte. Quindi so che le persone che entrano nel mio museo sono persone che hanno un certo titolo di studio, non ce l'hanno, che usano internet, che non lo usano, che se usano internet io incentro la mia comunicazione, la rafforzo, no? Anche sull'esperienza, e gli do anche degli strumenti per poter interagire con il mio museo. Se scopro che l'80% di loro non utilizza internet, forse devo rafforzare anche altri strumenti comunicativi. Non dico che la comunicazione non deve fare, però se tu utilizzi sempre quel canale, no? Cioè diretto, non è efficace poi per la buona riuscita. Perché quando io ho delle indagini sul pubblico posso dire allo sponsor, di solito si mettono anche delle domande, no? Sugli sponsor che tu ricordi, che finanziano delle manifestazioni. Per esempio, mi vengono in mente degli il Festival di Taormina del cinema. Non vi ricordate da chi è finanziato, però per esempio per me che seguo molto i festival, cioè ti so dire quasi tutti da chi sono finanziati. Dici, sai perché fai questo lavoro? No. La Biennale di Venezia, cosa è semplicissima? In parte, vabbè, lì entra dal ministero fino a tutta la tipologia, insomma, di enti sia locali che poi anche lo Stato interviene nel finanziamento e contributo. Però c'è uno sponsor ufficiale. Quanti di voi sono stati alla Biennale di Venezia, per esempio? Mai? Tu? Ok. Qual è il colore della Biennale di Venezia? Rosso. Qual è lo sponsor che ha un colore rosso? No, quella era una tappa che facevano, che passavano con la regata. No, Campari di alcune serate, perché anche questo è rosso. Ferrari no. No, assolutamente no. Miucci. McDonald's? Ah, no. McDonald's. No. E il caffè Illy. È vero. Allora. Allora,
Illy, per esempio, è lo sponsor ufficiale della Biennale. E al di là di voi, insomma, di solito le persone se lo ricordano di questa particolare situazione, insomma, c'è cioè abbastanza. E, perché la produzione di Illy è nel Veneto ed è italiano. E allora, diciamo, è legata anche, diciamo, a un'appartenenza territoriale di un certo tipo. Anche personalizzazione dei prodotti. Marina Abramovic, che abbiamo visto prima seduta di fronte ai suoi spettatori che diventano opera d'arte, eccetera, in realtà poi lavora anche sugli oggetti, la personalizzazione degli oggetti, e ha realizzato delle serie speciali per Illy, quindi collegando, no, la produzione artistica all'usabilità di un prodotto che è un prodotto che è con il quale abbiamo a che fare tutti i giorni nella vita quotidiana, no? Nei bar, è stato diffuso un po' ovunque, tentando quindi di individuare, di legare il proprio marchio a un tipo di messaggio che in qualche modo rafforzasse la sensibilità di Illy, perché Illy è molto sensibile alla produzione dell'arte contemporanea, e quindi, cioè, vedere il caffè, no? Cioè, qual è il messaggio che ti arriva? Che il caffè è un momento di piacere che tu ti dedichi, no? Cioè, è quel momento intimo in cui ti concedi un caffè. Molto spesso è visto come coincide con una pausa, con non so, il risveglio, con tutti i momenti in cui c'è un dialogo personale con se stessi. Quindi le tazzine sono brandizzate da Marina Abramovic perché creano quella relazione, intervengono su quella relazione sempre intima tra chi beve il caffè e in questo caso la tazzina. No, al museo lì non ti prendi il caffè quando sei al MoMA, è stata al MoMA, insomma, per un periodo, e no, non prendi il caffè di fronte a lei. Lei ha personalizzato disegnando le tazzine, e quindi hanno tutte, insomma, delle immagini, e sono vendute come tazzine, cioè, poi all'interno delle performance non sono ancora entrate, però glielo possiamo lanciare come spunto. Quindi sono uno strumento queste indagini sul pubblico che noi facciamo per capire quanto è rimasto impresso nella mente delle persone uno sponsor. Più lo sponsor è vicino ovviamente all'oggetto, al prodotto culturale, più ovviamente è più facile che resti impresso. In questo caso, insomma, un po' meno, però se pensiamo, non lo so, alla Coca-Cola, no? La Coca-Cola finanzia tutta una serie di festival musicali. Perché? Perché è un prodotto giovane, perché è un prodotto di massa largamente diffuso, quindi non finanzia concerti di nicchia di musica elettronica, cioè finanzia dei concerti rock pop. Perché il suo target è quello. E quindi perché è un prodotto per tutti, no? Cioè quella è l'idea di base. Poi può essere la Coca Zero, la Coca Light, può essere, perché i gusti, anche se si rivolge a tutti, possono essere differenti, e quindi personalizza il suo prodotto a seconda del target di riferimento. Quindi sono uno strumento di feedback per dire mi è rimasto impresso, non mi è rimasto impresso, quali sono effettivamente gli elementi che devo rafforzare nella comunicazione per comunicare quel determinato brand. Che se voi andate a chiedere finanziamenti alle aziende, non so se nella parte di marketing avete fatto anche sponsorizzazioni? No. C'è un altro modo di sponsorizzazione, perfetto. La prima cosa che ti rispondono le aziende è: noi non facciamo sponsorizzazioni. Come, scusa, c'hai un budget che nel tuo capitolo, l'ho visto, si chiama sponsorizzazioni, perché non fate sponsorizzazioni? Perché loro, tutte le aziende ormai, vivendo anche un momento di crisi economica, devono quanto più in qualche modo canalizzare le loro risorse economiche verso un obiettivo, quindi sviluppare una progettualità, e non è solo ti do una sponsorizzazione a fronte di visibilità, quindi di presenza del marchio, eccetera. Ci deve essere la costruzione del messaggio che lega quel determinato prodotto alle attività che voi fate.
E questo è molto difficile, perché se voi andate a chiedere ad una carrozzeria di sponsorizzare il vostro festival delle arti tradizionali, ci sono delle forzature. Ovviamente non è mai direttamente riconducibile all'oggetto stesso, ma si possono creare sicuramente dei fili che permettono di valorizzare anche quel marchio all'interno, cioè sulla tradizione dei mestieri piuttosto che su un certo tipo di culto, ospitare e creare dei momenti all'interno di un determinato luogo che mette in comunicazione con l'evento, insomma, è da costruire, è faticoso. Quindi quanto più vi allontanate dalla in qualche modo relazione immediata che si può creare con le vostre attività o con il vostro patrimonio, tanto più diventa poi complesso anche da comunicare e giustificare. Quindi c'è una scelta a monte anche di relazione rispetto a questo. Allora, partiamo da ovviamente voi siete qui perché avete fatto già un percorso, no? È che vi devo raccontare io cos'è la cultura. Però se ve lo chiedessi in questo momento, mi dareste, cioè, o una cosa che spesso, no, uno si aggancia all'informazione che ha, no? Cioè, cos'è la cultura? Allora, quelli che hanno studiato il codice dei beni culturali e paesaggistici mi daranno la definizione del codice dei beni e paesaggistici. Quelli che hanno studiato il codice ICOM, quindi organismo internazionale rappresentazione dei musei, mi darà quell'altro tipo di definizione, no, sul ruolo della cultura all'interno dei musei, quindi più in generale, però nello specifico poi di definizione più legata ai musei, quindi cultura uguale musei. Se io lo chiedo a voi, no, per esempio mi interessa il giurista, no, cioè la ragazza, mi ripeti il tuo nome così lo memorizzo? Maria Eliana? Ah, Maria Chiara. Se lo chiedo a Maria Chiara, no? Mi darà una sua visione legata alle sue conoscenze. Se io lo chiedo, per esempio, a lei che è comunque più vicina al mondo dei prodotti culturali, mi darà un altro tipo di definizione. Però cerchiamo di costruirla insieme, perché se non sappiamo cosa dobbiamo comunicare, non possiamo capire a chi comunicarlo. Allora, proviamo a costruirlo insieme. Gli archeologi. Si tratta di, diciamo, di un complesso di oggetti, monumenti e informazioni che hanno... Microfono, per favore, che sennò non ci sentono. Può essere inteso come un complesso di oggetti, monumenti e informazioni che hanno partecipato e partecipano alla vita di tutti i giorni della comunità. Bello, molto, molto popolare, ci piace. Poi c'è qualcuno che aggiunge qualche elemento? Per me è condivisione. Condivisione, l'ho detto anche le altre volte, condivisione di contenuti, di immagini, di pensieri e racconto, condivisione e racconto. Condivisione e racconto. Bello, sintetico, coglie degli aspetti fondamentali. Ancora? Conoscenza. Conoscenza. Questo è il punto dal parlante cultura. Per me è fame e sete di conoscenza, la cultura. Fame e sete, quindi parte da un bisogno. Sì, un bisogno personale. È un bisogno personale. Una risorsa. Potrebbe anche essere una relazione. Cioè, io sono molto vicina alla definizione, diciamo, di condivisione. E, sì, aggiungerei la relazione, un incontro. Di una relazione. Questo come auspicio o come rappresentazione di una realtà? Cioè, quello che voi dite... Come auspicio, io la vedo... Ognuno di voi dice, la cultura è condivisione.
Se pensiamo ai luoghi della cultura e condivisione, no, al di là delle polemiche, cioè non entro, no, noi sempre di più diventiamo tecnici, no? E quindi lasciamo un pochino, superiamo quali sono i nostri, vi dicevo prima, pregiudizi, anche se molto difficile, quindi vediamo. Vabbè, la cultura di per sé secondo me è proprio condivisione, a prescindere poi che possa essere, diciamo, utilizzata la condivisione come strumento, però è una condivisione comunque di valori, è una condivisione da parte della società civile di valori in cui rispecchiarsi. Poi la volontà è che la condivisione diventi anche un mezzo per allargare la platea di chi fruisce di cultura, ovviamente. Però io la cultura la intendo proprio come un patrimonio comune, quindi un patrimonio condiviso. Condiviso. Non da condividere. Cioè, tu, no, lo quella vedi? È la speranza. Quella è l'ambizione, ah, perché, condividere, cioè, però è condiviso a prescindere. Cioè, a me piace molto, cioè, il concetto che poi è venuto fuori, no? Cioè, perché invece molto spesso è rappresentata come il patrimonio e le attività, le norme, le informazioni, voi siete già ad un concetto di cultura maturo, molto vicino a quello che intendiamo, cioè, rispetto all'obiettivo che noi ci poniamo, no? E quindi di mettere in condivisione, in relazione, in comunicazione, di valorizzare, di rappresentare, no? Cioè, ci sono tutta una serie di elementi che concorrono a mettere in relazione la cultura poi con i cittadini e con le varie tipologie di pubblico. Innanzitutto cultura significa, cioè viene dal latino e significa coltivare. Allora, e management viene da maneggio, quindi management culturale significa cioè maneggiare, no? Imparare a maneggiare le coltivazioni, quindi coltivare qualcosa è che deve essere maneggiato, no? Maneggiato, che è vicino al concetto di mediazione, no? Che dicevamo prima. Cioè, se io maneggio qualcosa è perché non do per certo che tutti voi che vedete questa bottiglietta pensate che è una bottiglietta. Se io penso di doverla rimettere in discussione, dover rimettere in discussione un significato, lo metto qui al centro e vi inizio a chiedere voi che cosa vedete. Perché se solo uno di voi non vede che è una bottiglietta d'acqua, allora io devo fare un passo indietro, no? Cioè, perché devo rappresentare questo oggetto. Noi diamo per scontato che tutte le persone che si trovano di fronte a un'opera d'arte sanno che cos'è. Cioè, diamo per scontato una conoscenza di base. Quindi a me piace partire dalla definizione che dice, che dà l'UNESCO, no? Cioè, quindi una definizione di cultura mondiale. Quindi non basata su un framework culturale, ma che è riconosciuta da tutto il mondo. E tutto il mondo si riconosce in questa definizione e dice: considera la cultura come una serie di caratteristiche specifiche di una società, di un gruppo sociale, in termini spirituali, materiali, intellettuali o emozionali. L'emozione è cultura. Tant'è che, per esempio, il comune di Bologna ha deciso di rappresentare la sua città per emozioni. Si sta diffondendo, va anche molto di moda, no? Questa geografia emozionale cosiddetta. Non so se poi dipende dagli ambienti in cui stai, è più o meno frequente. Che cos'è? Cioè, è il raccontare un luogo
Io non ti dico questa è la torre, questa è Bologna, ma io ti dico, ti do la mappa della città e tu ci leghi una tua emozione rispetto a un determinato ricordo o a una determinata relazione che tu hai stabilito con la città. E quindi e quindi non so se vuole entrare a dirci qualcosa. Noi siamo abbastanza aperti. Quindi che cosa facciamo? Cioè, come è rappresentata? L'altro, il sito è molto bello, questo ve lo aggiungo poi nella webgrafia. Allora, Bologna. Ci sono una serie di icone. Una sorride, una è felice, collegate anche a dei colori, in cui l'utente può raccontare un ricordo di una determinata città, no? Che ha della città. Quindi la visione di quella città è popolata da una serie di racconti, ricordi, delle persone. E quindi non è la rappresentazione che vado lì, c'è una brochure che mi racconta cos'è Bologna. No. Cioè, tu hai la percezione e il racconto delle città attraverso gli occhi e le emozioni delle persone. Questo è un modo bellissimo, no? Di raccontare le città. La prima volta che ci siamo innamorati, la prima volta, dici, chi se ne cioè, no? Anche un po', io voglio sapere la storia di quella città. Non voglio sapere qual è l'emozione che hai provato tu. A questo non si sottrae, aggiunge, cioè non è che là in qualche modo non puoi avere anche l'informazione di tipo storico o descrittivo, architettonico, o cioè tu puoi avere quelle informazioni, ma in più, se tu vuoi avere una visione di quella città, ce l'hai attraverso le persone che ci vivono e che te la raccontano. E questo è, tra l'altro, impagabile, no? Cioè, avere la sensibilità di una città da uno che te lo racconta. Cioè, immaginate una dover trascorrere una giornata in una città. Cioè, voi vorreste che vi è capitato di vedere la città con la guida o con l'autobus a due piani, no? Cioè, per esempio. O con un amico, o con una persona che ci vive. Il racconto che tu hai, la visione che tu hai di questa città è molto diverso, perché l'amico, cioè, ti può dare l'informazione, no? Anche se vuoi storica, ma non approfondita, a meno che non è una persona che o ha studiato o si è documentato o se ne occupa. Ovviamente rispetto a una guida è diverso, no? O rispetto, cioè, sarebbe interessante vederle tutte e due. Tu hai l'informazione, ma in più anche la percezione di una persona, la sensibilità di uno che ci vive. Io tendenzialmente l'informazione la posso leggere ovunque, la posso leggere su qualsiasi guida. La sensibilità di rappresentare una città, di collocarla in un certo modo, ce l'ho soltanto tra mani delle persone. Oppure ci sono molte guide anche turistiche, proprio alternative, che stanno lavorando anche molto su questo, no? Sul raffinare sempre di più, no? La Lonely Planet un pochino, ha iniziato la Route, che non sono guide convenzionali, ma tentano di uscire anche dai percorsi tradizionali. Quindi abbiamo detto che noi la prima cosa che facciamo, faccio vedere una carrellata di cose, è di occuparci quanto più possibile di comunicare. Quindi noi siamo innanzitutto che ci vogliamo mettere in comunicazione la cultura con i potenziali pubblici. Tendenzialmente dobbiamo creare questo ponte di comunicazione. Quindi, oltre ad avere gli strumenti della conoscenza propria, no, delle varie discipline delle quali ci occupiamo, dobbiamo avere anche degli strumenti di pedagogia, di narrazione. No, qualcuno di voi ha detto è racconto, narrazione, rappresentazione. Che in parte provengono, possono venire, so, dal digital storytelling, visto che voi avete insomma, lavorato anche un po' su questo come strumento, no? Di comunicazione e rappresentazione di alcune attività o di alcuni poi beni culturali. Oppure, cioè,
io devo creare degli strumenti di comunicazione, che possono essere il web, possono essere appunto la relazione, quindi una comunicazione di tipo verbale, quindi la cultura porta a porta, di cui abbiamo parlato prima, possono essere tantissimi. Io vi ho messo un po' di immagini sulla comunicazione che in questo momento diciamo è efficace. La Pixar, sapete chi cos'è? Sì, no? E non hai mai visto la Pixar? No. E qui c'è il link ai cortometraggi della Pixar, che sono sicuramente è una casa di produzione di animazione. Per lo più produce film di animazione, quindi Monster Co., Nemo, Gli Incredibili, ne hanno fatti tantissimi. Loro, a voi vi sembreranno queste cose lontane, cioè, ma quando ci parla poi degli strumenti del pubblico, dell'intervista, di quello che va lì a chiedere le cose, purtroppo io su questo penso che voi potete avere gli strumenti di questo mondo, ma se non fate cultura, non avete il concetto di come la cultura entra in relazione, lo strumento non vi serve a niente, cioè perché non saprete dove andarlo a posizionare. Quindi se pensavate di venire qui e di avere di fronte una persona che vi raccontava tutte le varie teorie del pubblico eccetera, lo facciamo, ma durerà mezz'ora, cioè non mi interessa che voi uscite da qui e abbiate sviluppato un ragionamento. Non mi interessa che prendete appunti, non mi interessa che leggete le slide, mi interessa che qualcosa nella vostra mente, quando uscite da qui, inizia a pensare a... Allora, io voglio comunicare questa cosa, no? Come la comunico agli altri? Non creo questo evento, questa cosa e poi lo devo comunicare. No. Parte dalla creazione dei vostri prodotti, parte a monte. Allora, siccome lo voglio comunicare agli anziani, lo voglio comunicare ai bambini, lo voglio comunicare a tutti, utilizzo un certo tipo di linguaggio, utilizzo un certo tipo di comunicazione, realizzo una serie di attività, no? Quindi tutto è funzionale a quello, cioè alle persone alle quali volete comunicare, cioè non, da questo non si prescinde. Quindi partiamo da questo presupposto. Perché vi cito Pixar? Allora, qualcuno, cioè, vedevo che c'era il cosiddetto click di sì, lo conosco, no? Cioè, nella comunicazione non verbale, il click con gli occhi è ho capito di cosa stiamo parlando. Quindi, avendo visto tanti click di fronte a me, mi rendo conto che abbiamo capito di cosa stiamo parlando. È fondamentale perché sono assolutamente i più grandi comunicatori, dal mio punto di vista, esistenti al mondo. Perché questo? Uno dei grandi comunicatori. Perché loro lavorano su una comunicazione modulare e trasversale. Che significa? Che ha diversi livelli di accesso. Se tu sei un bambino e guardi un film della Pixar, ti diverti, lo trovi bello perché è colorato, perché ci sono dei personaggi di fantasia, perché ti fa sognare, perché è ironico, perché è divertente, perché ti emoziona, perché ti fa piangere, perché ti fa riflettere. Se tu sei un ragazzo, un adolescente, no? Ci inizi già a leggere una serie di figure, no? Cioè, quindi di rappresentazione della società. Se sei un adulto, per farla breve, tu noti che, cioè, se hai un certo tipo di... Se tu sei un adulto di 50 anni, sai che la colonna sonora è di Barry White, no? Cioè, cosa che il bambino non sa. Cioè, e dice, ah, però, no? Che c'è un margine di lettura, se vuoi, anche un riferimento sessuale ad alcune cose, no? E quindi perché hai quel tipo di informazione. Ci leggi una lettura della società. Se voi pensate per esempio a quello in cui erano rappresentati gli squali erano mafiosi napoletani, no? Cioè, anche come vengono tradotti, e lo stesso succede per i Simpson, no? Cioè, che hanno, diciamo, una lettura a più livelli trasversale, no? Cioè, in questo senso, perché è modulare, perché
se tu sei un ragazzo ci vedi appunto ti concentri su alcune tipologie di personaggi, no? Che sono più legati appunto alla scuola piuttosto che a Homer, no? Piuttosto che a dei personaggi che si avvicina quanto più alla rappresentazione della tua vita, no? Cioè della tua quotidianità. Se sei un adulto ci leggi anche una lettura della società, no? Il nulla facente, la rivista, il bambino che non vuole far nulla, cioè che non si mette in competizione, che pensa solo... Cioè, quindi a seconda degli strumenti che tu hai e a seconda dell'età che hai e a seconda dei contesti in cui vivi, leggi determinate cose. Per esempio, non lo so, rispetto alla traduzione, per esempio all'impostazione, lo scozzese, no? Che noi vediamo come lo scozzese, per noi è lo scozzese, per altre popolazioni invece non è rappresentato come lo scozzese, è rappresentato per esempio come l'italiano in America, no? Per esempio, l'immigrato italiano in America. Quando viene tradotto in altri, cioè a seconda il dialetto, no? Cioè, allora il nostro è sardo, la traduzione, no? Se noi pensiamo del custode della scuola, è tradotto in sardo perché fa l'accento, no? In un certo tipo. Negli altri paesi più anglosassoni è tradotto in scozzese. Quindi i sardi dei paesi anglosassoni sono gli scozzesi. Se pensate anche alla traduzione di sforzo, no? Di framework culturale che devi fare quando traduci da un luogo ad un altro. Pixar ha lavorato invece su una lettura trasversale di sistemi di comunicazione culturali che sono uguali in tutto il mondo. Cioè, se io ho la rappresentazione dello squalo siciliano mafioso, che non è napoletano, scusate, siciliano mafioso, no? Cioè, quella rappresentazione ce l'ho anche in Australia, perché al di là della diffusione dei media, eccetera, perché è riconoscibile, quindi ha un accesso immediato al significato. Vi ho messo una serie di icone universali, no? Cioè, se adesso vi chiedessi che cos'è, lo sapreste tutti. No? Se anche qui, se vi chiedo che cos'è, no? Cioè, in realtà, pensandoci, vedendola un po' meglio sul vostro schermo, molto probabilmente tutti sapete che lì è scappata la Gioconda, no? Cioè, e ironicamente uno ti scrive torno subito, e quindi ho utilizzato un codice linguistico, un codice visivo riconoscibile a tutti. E l'ironia la cogliete, no? La cogliete perché comunque è scappata, no? Si è stancata di essere la Gioconda ed è andata via. Se io vi mostro questo, allora dice, è un simbolo giapponese, per noi è un'immagine, non ha un significato. Se io lo comunico, cioè se io lo mostro ai giapponesi, ha un significato. Che cosa? No, cioè, mi scusi? No, c'è scritto cultura, per esempio, no? Quindi ci avviciniamo al nostro oggetto. Adesso vi ho parlato dei film di animazione, della Lego che in qualche modo tenta di comunicare, eccetera, in un altro modo, della Pixar che comunica così, delle case di produzione, della Apple che utilizza un certo tipo di comunicazione universale per tutti. Ma la cultura, come la comunico? Come la comunico? Se io dovessi pensare, è la cosa, una delle cose più difficili da comunicare, cioè appunto sulla bellezza, no? Cioè, è molto soggettivo, è riconoscibile. Vai. Mi dici il tuo nome? Giuseppe. Di agganciarsi a quelle che sono già le passioni di una persona, oppure a svilupparle. Bello, molto bello. Per esempio,
una radio ha deciso di lavorare su questo, anche loro lavorano sulle passioni e le emozioni, no? Si chiama Stereo Mood, quindi a seconda dell'emozione, tu a giornata mi sono svegliato e sono apatico, no? E posso costruire diciamo una short list di in qualche modo una playlist, scusate, di canzoni che hanno a che fare con quel sentimento di apatia, e scelgo a seconda dei miei gusti musicali, no? Cioè di creare e personalizzare il mio prodotto. Questa è una strategia. Le passioni. Però tu in realtà quando comunichi non sai sempre a chi stai comunicando. Questo è il grande problema. Cioè tu a chi pensi di comunicare la passione? Cioè qual è il sentimento che comunichi? Beh, e qua intervengono poi l'individuazione, credo, dei vari canali a cui ci... Allora, quelli è un discorso di canali, no? Io vi sto parlando invece del messaggio. Cioè, che cosa comunichi? Io dico, sì, comunico la passione. Poi posso utilizzare diversi strumenti, diversi canali, quello lo vediamo. Ma devo comunicare... qualcosa, no? Cioè qual è il messaggio che io voglio lanciare e a chi? A chi? Cioè che cosa voglio comunicare in questo caso? Facciamo un esempio. Beh, io mi occupo di cucina tradizionale, lavoro in una scuola di cucina qua a Lecce. Ah, bello. Quello che dovremmo comunicare noi è la passione per il cibo. Che potrebbe fare da esempio più o meno come sfondo, perché non lo so, negli ultimi anni è chiaro che c'è molto più interesse, cioè anche il fatto, certo, che nelle televisioni ci siano, sì, più i programmi, praticamente, sì, loro hanno puntato a sviluppare la passione, certo, a crearla con questi strumenti che ci sono a disposizione. E su questo poi si innestano tutta una serie di realtà che comunque hanno a che fare con la diffusione di questa passione, che poi è anche una passione cultura, perché poi si tenta sempre di ricollegare agli aspetti della cultura del territorio, no? Sì, e però tu a chi ti rivolgi? Ti rivolgi a persone che vengono per la prima volta sul tuo territorio e vogliono conoscere il territorio attraverso la cucina tradizionale? Vogliono, cioè ti rivolgi a delle persone che vivono il territorio ma non sanno cucinare e vogliono imparare a cucinare i piatti tipici? Fondamentalmente, vabbè, nel caso specifico di quello che faccio io, noi lavoriamo, sì, soltanto con gli stranieri, perché i corsi si tengono in inglese, quindi comunichiamo con... Ecco, per esempio, il suo è un target molto preciso, gli stranieri, e quindi, esatto, per comunicare gli stranieri utilizzano... Ovviamente, a parte il codice linguistico, dice tutto in inglese. Sito web, esatto, social web, social media, il sito web a cui si viene costantemente. La promozione delle vostre attività, appunto, si sviluppa per la maggior parte tutta sul web, perché tentate di intercettare persone che attualmente non sono qui o che sono qui, e però vogliono avvicinarsi in qualche modo alla vostra attività. La cucina è una delle cose anche più semplice, cioè allora dei tratti culturali poi da comunicare, perché fa affidamento, diciamo, innanzitutto a moltissimi elementi. Allora, utilizza un senso che è il gusto, no? Cioè, e non quello visivo, perché ovviamente, cioè, il problema è che noi la maggior parte degli stimoli che riceviamo dal settore culturale sono visivi, quindi voi già siete facilitati. Infatti, per esempio, uno dei miei progetti per avvicinare le persone al patrimonio culturale era di sviluppare dei percorsi di culinart, quindi di una serie di cuochi, no? Soprattutto diffuso in Francia, che traducono le opere d'arte in cibo. No? Quindi c'è una rappresentazione, io ti spiego Pollock attraverso il cibo. Come faccio a rappresentarlo? Qui si tratta poi di mettere in campo professioni vostre, di mediatori, no? Da un lato, che traducono, no, questo sforzo poi concreto in un'attività interessantissima. Quindi avvicinarsi attraverso un altro linguaggio. Poi però, cioè, detto questo, voi vi focalizzate su un unico target. Sì, per adesso sì. Però mi hai detto stranieri, cioè perché in inglese?
non è corretto, perché il tuo pubblico primario, cosiddetto, sono gli stranieri, però potrebbe anche essere rivolto ad una persona che parla inglese, perché il requisito è questo, che decide di fare il vostro corso. Sì, cioè, effettivamente è così. Sì. Però già hai fatto un errore gravissimo, un difetto di comunicazione, perché io penso che sia rivolto a stranieri. Beh, no? E quindi io sono esclusa. Come? Io sono esclusa. Dalla tua comunicazione io sono esclusa. Credo, in questo caso, sì, però, sì, quella è la scelta. Cioè, il sito web è solo in inglese, quindi... No. Diciamo che, per quanto ne so, credo che sia proprio una scelta volontaria di chi ha questa attività. No? È così? Cioè, hanno proprio scelto di orientare questa attività a quel tipo di pubblico, tenendo fuori volontariamente, da quello che ho capito, gli italiani o gli altri tipi. Credo che sia proprio una scelta. No, io la leggo come una scelta, però la prima cosa, ovviamente, come suggerimento, cioè tu devi allargare il tuo pubblico quanto più è possibile, perché significa che tu concentri la maggior parte della tua attività in alcuni periodi dell'anno. Fondamentalmente sì. Devo dire per cosa sono qui, è proprio per riuscire a trovare strade nuove. La prima cosa, insomma, che ti dico è, allora, cioè, il tuo target principale in alcuni periodi dell'anno sono gli stranieri, ma per tutto il reso, o anche in altre attività, per allargare i partecipanti alla tua attività, il tipo di comunicazione che devi rivolgere è anche a persone che vogliono imparare l'inglese attraverso la cucina, per esempio, no? Cioè, questo potrebbe essere, no, un'attività, sì, è un modo di diversificare. Che si integra anche... Scusami, non ti sento. È un modo di diversificare anche quello, per includere. Allora, aggiunto un altro elemento del nostro lavoro: diversificare. Io scelgo una cosa perché è diversa da un'altra, non perché è uguale a un'altra. Quindi, cioè, le mie attività, se noi pensiamo per esempio la Tate Modern, no? Loro che cosa fanno? Organizzano i percorsi dei visitatori a seconda, diciamo, della tipologia di soggetti che hanno di fronte, no? Anagrafica o per status, coniugati, single, separati, divorziati. Io sono divorziato e voglio fare un certo tipo di percorso all'interno di questo museo. Cioè, perché il mio target specifico devono essere divorziati? È una provocazione. Il percorso divorziati l'ho fatto anch'io per curiosità. Cioè, scusa, ma perché ai single li proponi un determinato tipo di percorso, ai divorziati gliene proponi un altro, no? Alle persone in coppia gliene proponi un altro. Questo era stato fatto in occasione, per esempio, di San Valentino. Allora c'era un percorso dedicato alla celebrazione dell'amore, no? E quindi tutta una serie di riferimenti legati, appunto, alla rappresentazione dell'amore. Per i singoli ha tutto legato alla rappresentazione dell'incontro, no? E quindi di scene in cui le persone si rincorrono, si lasciano, cioè tutta una serie di situazioni. Ed è stata una selezione, in realtà il museo era sempre quello, cioè la galleria è sempre quella, è stata fatta una scelta di personalizzare il percorso a secondo del tuo stato relazionale, no? Questa è una scelta, cioè, alla fine, come ne hanno fatte altre. C'era il giorno iperattivo apatico, no? C'era il percorso iperattivo, che c'erano quelli che praticamente dovevano percorrere tutto nel meno tempo possibile. C'era il percorso, per esempio, apatico, invece, che era localizzato in alcune aree, no? Ed era, c'era una parte, per esempio, c'era una sala in cui ti venivano proiettate le immagini, quindi tu sei apatico, te le proietto io, cioè ti do io, no? Cioè ti aiuto in questo, cioè tu non devi fare niente nella costruzione del senso, anche di cose molto non impegnative cerebralmente, no? Cioè, questo ovviamente sono delle scelte di comunicazione, di indirizzare
tutti i livelli di comunicazione a seconda delle persone alle quali tu ti vuoi rivolgere, no? Tu per esempio invece in cosa ti occupi? Che sono Milena e ho studiato beni culturali. Ok. Mi sono occupata sempre di comunicazione per quanto riguarda gli eventi, quindi in base al pubblico che volevo arrivare mi sono in qualche modo, ecco, interposta con loro, come giusto per raccontare un episodio. In pieno agosto, lungomare, quindi tutte le persone che stanno lì per passeggio, io con altre ragazze, magari ci siamo vestite da hawaiane con delle particolari luci in modo che potessimo richiamare l'attenzione del, no, dell'evento. E quindi in questo modo abbiamo avuto anche una certa affluenza, quindi è sempre come comunichi il messaggio, è sempre che bisogna anche lasciare quel margine di curiosità. Certo. Quindi bisogna, ecco, quello che ho sempre capito io, anche con simpatia, con ironia, fa tanto anche coinvolgere le persone. Certo. Marilena? Milena. Milena ha introdotto un altro concetto, no? Che oltre a quello di creare curiosità, lei dice l'affluenza, no? Cioè un altro elemento. Allora, l'hanno visto 1 milione di persone, vuol dire che è un evento che ha avuto successo, è così? No, possibile l'abbiano visto 1 milione di persone e io non so, perché non ho utilizzato degli strumenti per registrare che cosa, qual è il gradimento dell'evento, quindi non so come è stato percepito, se non dalle persone che me l'hanno detto. Però per la maggior parte le persone, per desiderabilità sociale, tendono a dirti delle cose positive, e quindi le persone che ti danno conferma dei tuoi eventi, non voglio dire che è andato male, cioè non so neanche di quale evento stiamo parlando, cioè non è un lo prendevo come esempio per introdurre il tema. Quindi, non avendo messo a punto gli strumenti, c'era un questionario di gradimento, per esempio? No. C'era, per esempio, basati solo sul divertimento e far divertire le persone. Okay. È stato semplicemente quello il nostro ingrediente e basta. E quindi, no? La percezione che lei ha, il giudizio che lei dà della sua valutazione è: quell'evento è stato interessante perché ci siamo, cioè quell'evento ha avuto successo perché le persone si sono divertite. Quella è stata la sensazione che tu hai. Se vai ad approfondire attraverso degli strumenti che mettiamo in campo, che possono essere il questionario di gradimento, quindi avere delle persone che distribuiscono il questionario a tutti e poi all'uscita si preoccupano di raccoglierlo per registrare qual è stato il gradimento dell'evento stesso. Posso scegliere invece di avere degli intervistatori, delle persone che somministrano un'intervista diretta alle persone e registrano quali sono state le impressioni, tenendo conto, insomma, di tutta una serie anche qui di aspetti. Decido di mettere 20 osservatori, ad esempio, è una cosa che si sta diffondendo moltissimo, che non interagiscono col pubblico, ma che registrano, ascoltano i commenti, no? Cioè una sorta di spionaggio, di osservazione non partecipante. E ovviamente questo, cioè questa raccolta, e poi in qualche modo noi abbiamo lo strumento che ci permette di registrare quali sono stati la tipologia di pubblico che ha partecipato al nostro evento, come è stato raggiunto, attraverso quali canali di comunicazione, quali per esempio sono i propri consumi culturali altri, no? Cioè quindi dove posso andare anche a intercettarli utilizzando altri canali. Se sono dei soggetti che hanno partecipato tutti a Laboratori dal Basso, molto probabilmente il luogo di comunicazione più visibile sarà quello proprio del sito ufficiale, no? Per raggiungere in qualche modo il mio target. Se io voglio comunicare con voi, dove vi trovo? Su Facebook, quindi social network, no? Però noi in comune in questo momento non abbiamo Facebook, io non so il tuo cognome, per esempio.
per me è difficile trovarti. Se io voglio comunicare con voi, scriverò sul gruppo di Laboratori dal Basso, perché quello è lo strumento che è stato creato per comunicare.